Il modello ISL con M è un modello di equilibrio economico generale, un modello detto anche modello varrasiano, che prende in considerazione simultaneamente sia il mercato dei beni che il mercato della moneta e trova un punto di equilibrio contemporaneo sia nel mercato monetario che nel mercato dei beni. Per arrivare a questo modello di equilibrio economico generale si parte dalla costruzione della curva IS, tutte le combinazioni tasso di interesse e reddito per cui il mercato dei beni è in equilibrio. Quindi partiremo dall'equilibrio nel mercato dei beni costruito attraverso il cosiddetto diagramma a croce. In base alle variazioni che interverranno in questo diagramma a croce costruiremo la curva IS come una curva decrescente. Successivamente ne vedremo gli spostamenti a seguito di interventi di politica fiscale da parte del governo. Una volta costruita la curva IS passiamo ai mercati finanziari, alla costruzione della L con M. Nella ipotesi, una prima ipotesi generale, che la L con M sia crescente e quindi anche qui partiremo dall'equilibrio nel mercato monetario e vedremo come spostando le variabili da cui dipende questo equilibrio poi si costruisce la curva L con M crescente e come la L con M si muove a seguito di interventi di politica monetaria da parte della banca centrale. Una seconda ipotesi, che poi sarà quella che seguiremo, è l'ipotesi che la banca centrale determini il tasso di interesse, lo fissi e lo voglia mantenere tale, a meno che non decida di effettuare interventi di politica monetaria per modificarlo. Il tasso che così è determinato si chiama tasso di policy e ci porterà alla costruzione di una L con M orizzontale. Il punto in cui S e L con M si intersecano è appunto l'equilibrio economico generale che stavamo cercando. Gli interventi di politica fiscale o di politica monetaria, spostando le due curve, spostano anche questo equilibrio. Vedremo successivamente come il governo o la banca centrale decidono di fare questi interventi per eventualmente risolvere problemi recessivi oppure deficit che si sono venuti a verificare.